Luciana Semagna. Facciamo un applauso a Luciana. Una notte a cena con i senza tetto della stazione di Pescara, il presidente dell'associazione Clemente De Cesaris, Andrea De Miglio, ha organizzato l'iniziativa portando cibo e sorrisi e dormendo assieme ad altri volontari con gli invisibili. L'entusiasmo di Andrea è debordante ed è capace di trascinare anche altri cittadini, e l'appello è alla politica, ma soprattutto a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, affinché gli invisibili della stazione di Pescara non siano più tali, ma parte integrante della città che li accoglie. Andrea si rivolge alla cittadinanza affinché, come ieri, possa portare alle 20 nei pressi della stazione cibo, coperte o altro materiale utile senza fissa dimora. E ieri c'è stata davvero una grande festa. L'anno scorso, dal 24 dicembre al 2 gennaio, nel locale che l'assessore Allegrino mi ha messo a disposizione, mi sono preso la responsabilità e ho accolto 18 senza tetto. Se quest'anno l'assessore Allegrino, qualunque altro della giunta, qualunque partito politico, ma anche qualunque cittadino, io cerco un locale, anche vuoto, riscaldato, quello è importante, perché poi i letti, i suppelletti, grazie alla generosità li trovo, per accogliere, io sono pronto da oggi pomeriggio a firmare un comodato d'uso gratuito, assumendomi la responsabilità di risarcire eventuali danni. Sono il presidente dell'associazione culturale, l'ho già fatto, e da stasera stessa togliamo le persone dalla strada, almeno 20 persone, perché tra stazione e portici di Piazza Salotto sono una ventina senza tetto. Se mi date un locale dove ce ne vanno 50, io ce ne metto 50, non proprio, dormo con loro, ma assumo la responsabilità. Poi se il comune riapre un centro comunale, io sarò il primo a dire alle persone: ragazzi, andate a quello comunale. Al momento c'è il marciapiede. Comunque da stasera, tutte le sere, dalle 20 in poi, siamo lì sul marciapiede della stazione, dove c'è Europcar che affitta vicino ai murales. Comunque il mio numero è 339 57 48 821, mi potete chiamare, coperte, vestiti, cibo. Ieri è stato bello perché, appunto, grazie ad alcune persone generose hanno mangiato, si è bevuto, insomma c'è stata umanità e accoglienza. Però c'è bisogno di un rifugio, per cui io, più che dire che ci dormo io, che devo fare? Per cui faccio appello ai pescari, perché spesso i cittadini sono più generosi dei politicanzo. Cittadini Pescara, ce l'avete un locale riscaldato? Datelo da adesso fino al 31 dicembre e magari così il comune si dà una mossa.